Si va agli ordini dello starter. Partiti, primi metri gara all'interno. Troviamo Mister Barabba, quindi King Bot, Joy Ice, Borghese Gallery e Marco il Biondo all'attacco della prima piegata. In vantaggio troviamo King Bot in seconda posizione, si mantiene Marco il Biondo con per vie larghe Joy Ice, quindi Mister Barabba e Borghese Gallery, quando al completamento della prima curva in fucsia nero sempre King Bot in vantaggio. In seconda posizione si mantiene Marco il Biondo in giubba rossa, con in terzo il fucsia nero di Joy Ice, quindi inizia la risalita di Mister Barabba e Borghese Gallery, quando 500 metri conclusivi. King Bot si gira per la prima volta, Cristiano Di Stasio per controllare gli avversari, inizia la lunga progressione di Mister Barabba quando King Bot sta andando in pieno a lungo. Mister Barabba che va alla sua caccia, quindi Joy Ice e Marco il Biondo, quando King Bot è in piena spinta all'esterno, si presenta Mister Barabba, King Bot che si arrocca lungo la corda all'esterno, Mister Barabba, King Bot in vantaggio all'esterno, Mister Barabba, King Bot che si arrocca lungo la corda, e la 19esima vittoria per King Bot, signori, che vince nonostante Aizella 74 kg e mezzo e nel re del tracciato corridoniense, vince King Bot che batte Mister Barabba. Riapprezziamo gli ultimi metri gara per l'affermazione di King Bot, che nonostante i 74 kg ha fatto rispettare la legge del più forte. Gli ultimi 100 metri di gara con Cristiano Izzasio, che chiede l'ultimo allungo a King Bot, alza la frusta al cielo perché King Bot vince 19 corse qui sul tracciato di Coridonia, per la seconda posizione Mister Barabba, per la terza forse su Joy Ice, su Marco il Biondo. 1-4 l'ordine numerico d'ufficioso per questa terza corsa in programma. Riapprezziamo il primo piano per King Bot e Cristiano Di Stasio.